È rimasto chiuso per una notte il pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Dalle 18 di ieri è stato riaperto stamani. Il provvedimento annunciato dall'ASL ieri pomeriggio è stato preso alla luce degli elevati accessi degli ultimi giorni. I pazienti fino alle 9 di stamani sono stati dirottati all'ospedale fiorentino di Careggi. È stata una decisione che ieri la direzione aziendale ha preso per dare un po' di sollievo al pronto soccorso, perché abbiamo avuto ieri un record di accessi, diciamo, perché nella zona Covid del pronto soccorso siamo arrivati ad avere oltre 40 persone e la capacità massima era inferiore, e quindi per dare modalità e tempi per ricoverare tutti i pazienti che necessitavano di ricovero abbiamo deciso di interrompere momentaneamente l'accesso al pronto soccorso. E di notte comunque alcune ambulanze sono state dirottate verso Careggi e quindi ecco, il nostro pronto soccorso ha potuto prendere un po' di sollievo. Ora la situazione com'è? La situazione è, diciamo, ora è abbastanza tranquilla, perché ieri sera siamo riusciti quindi a gestire nella massima sicurezza tutti i pazienti presenti in pronto soccorso, e attualmente sono rimasti nella zona OB Covid circa 20 persone. I posti letto disponibili quanti sono nell'ospedale? Nell'ospedale abbiamo attivato ieri gli ultimi 12 posti letto a nostra disposizione, quindi siamo arrivati a 100 posti letto in area Covid e 22 nelle terapie intensive. Sono pieni, diciamo, questa mattina ci sono 92 pazienti ricoverati e 21 in terapia intensiva.